Ora si registrerà la conferenza. Buonasera a tutti. Convocazione Commissione Affari Istituzionali Generali Bilancio, Programmazione e Finanza, congiuntamente alla Commissione Servizi Sociali, Lavoro e Casa. Al primo punto abbiamo un'informativa parte del Sindaco su Acam. Darei la parola subito al Sindaco per questa importante informativa. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come vi ho scritto un po' nella chat del gruppo consigliari, il lunedì 17 maggio abbiamo ricevuto tutta una serie di documentazioni relative al progetto per la costituzione della NewCo, relativo quindi a tutti i vari passaggi per arrivare alla presa in affitto del ramo d'azienda di Acam per poi un successivo acquisizione e fusione della società. I documenti che sono arrivati sono corposi, non so se li avete ricevuti, spero, eventualmente se c'è qualcuno che ha delle problematiche non l'ha ricevuto, non è riuscito a scaricarlo, ce lo dica. E diciamo sono molto, come avete potuto vedere, sono molto corposi, numerosi e sicuramente vanno a, come si dice, a esaminare un po' tutti gli aspetti relativi a questa operazione, compresi quindi si parte dal parere iniziale del professor Inzitali relativo quindi al progetto di ristrutturazione, al protocollo d'intesa, il cosiddetto MOU, sottoscritto dalle società che Ages, Amga e Capoldi, al contratto di collaborazione e investimento, sempre sottoscritto fra le tre società, e poi anche la proposta d'accordo preliminare d'affitto del ramo d'azienda di Acca. Dopodiché abbiamo il vero e proprio piano industriale di avvio, perché qua ricordiamoci che in questa fase c'è il piano industriale d'avvio, che è il primo piano che ha la funzione di avviare questo percorso, al quale nel giro di 2 anni dovrà poi affiancarsi il piano di investimenti, che sarà quello che sarà elaborato a partire dalla nascita della nuova società, per dare attuazione al piano degli investimenti per andare nella direzione della transizione ecologica di questo impianto. Abbiamo poi una serie di allegati che bisogna ben leggere, che sono tutta una serie di due diligence. Partiamo da quelle sull'attività dell'azienda, quello ambientale, poi abbiamo la due diligence con tutto quello ambientale, con tutte quelle che sono le prove che sono state fatte, i campionamenti sul terreno, nel quale emerge anche diciamo, la necessità di far sì che venga accantonato nel bilancio 2020 anche una somma ulteriore a quella già prevista per le bonifiche di circa 1 milione di euro, quindi sarebbe quasi a 4,7, 5,7, 6 milioni di euro per le bonifiche. E come si dice, tutte quelle due diligence finanziarie, fiscali, tecnico-economiche relative a questa operazione, nonché anche un'analisi dei benefici economici connessi all'iniziativa di area vasta predisposti da Ages, dalle tre società, e come si dice anche un riferimento a quello che è, per quanto riguarda Capoldi, l'interessamento di tutti quegli impianti che rientrerebbero all'interno di questo progetto di area vasta. È, come detto, sicuramente una documentazione corposa, difficile da leggere in tutti i suoi componenti e tutte le sue parti, tant'è che abbiamo deciso di avviare anche un percorso con i revisori dei conti, perché sicuramente dobbiamo acquisire un parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, e da un incontro che c'è stato in questi giorni con il dottor Fassone, il dottor Malvestiti,
e i quali si sono sentiti anche con Comune di Busto Arsizio. Lunedì ci sarà una call dove i revisori dei conti dei tre comuni si incontreranno tutti assieme, anche con i tecnici che hanno redatto tutta la documentazione, al fine di avviare un percorso di diciamo, predigestione di tutto questo materiale, in modo tale che loro ce l'hanno già in mano, però possa essere un'occasione iniziale per far sì che chi ha steso questo materiale possa dare una chiave di lettura nel suo complesso e possa quindi facilitare il lavoro che devono fare i revisori dei conti. Quindi sicuramente sarà un primo passaggio, mi auguro poi ce ne sia un altro per poi arrivare all'acquisizione del parere sull'operazione. Nella giornata di ieri poi abbiamo avuto l'approvazione del bilancio 2019 di parte di Accam, finalmente siamo giunti all'approvazione di questo bilancio, dove nelle premesse è stato aggiornato su quelli che sono stati tutti questi passaggi relativi alla proposta pervenuta dalle tre società e anche infine, come si dice, che danno poi la continuità aziendale, quindi garantiscono la continuità aziendale ad Accam e che permette quindi l'approvazione del bilancio 2019 per andare quindi a breve a definire anche il bilancio 2020. Il bilancio 2020 è un bilancio che ormai già in serie allineato dovrà essere approvato prima della costituzione della NewCo, ovvero entro giugno, e pertanto a breve sarà approvato dal CDA. Dobbiamo dire che già ci sono delle premesse su questo bilancio, che sarà un bilancio un po' particolare perché vedrà un patrimonio netto negativo, quindi fra uno dei pochi casi in tutta Italia dove una società vale meno del proprio patrimonio e, vista il risultato, ci sarà poi l'approvazione del percorso del piano di ristrutturazione e l'avvio del percorso del 182 bis, che è il percorso della legge fallimentare per andare al piano di ristrutturazione, quindi ristrutturazione debiti, in seguito agli accordi definiti. Come il piano, quindi il bilancio è stato approvato in maggioranza. Comune di Paraviago ha fatto le proprie considerazioni in virtù del fatto che il bilancio del 2019 è un po' avulso, no? Da tutti quei fatti che sono un po' successi nel 2020, perché era un bilancio di una società che stava lavorando, anche se non più in house da un anno, che però diciamo è un bilancio che mette in mostra gli effetti delle scelte nei piani industriali fatte dagli anni precedenti e volute dai soci che l'hanno votato. Quindi noi come amministrazione comunale siamo sempre opposti a quei piani finanziari che i piani industriali, scusate, non finanziari, che hanno portato, mi spiace dirlo, un po' alla situazione di oggi. Ci eravamo opposti al piano industriale che prevedeva di anticipare la chiusura con la conseguente non più stipula della polizza assicurativa. Noi in quell'occasione abbiamo evidenziato i rischi che si potevano andare incontro al fatto di fare una scelta di non rinnovare una polizza assicurativa così importante, che poi purtroppo è successo quel che non ci saremmo mai auspicati dovesse succedere all'interno di un impianto come quello, l'incendio del 2020. Poi abbiamo evidenziato un po' anche le perplessità relative a questo accordo con Ecoridania, un accordo segretato, dove per motivi di politica industriale che in esso dovrebbero essere contenute, non è no, reso noto, hanno spiegato un po' a linea di massima i valori che erano in gioco, ma non entrando nel dettaglio, potete leggere nella relazione di bilancio. Questo però non ci dà soddisfazione, perché sicuramente vorremmo capire le responsabilità sull'incendio, ma se noi paghiamo una cosa un po' per tutte, se noi pagavamo un'impresa che doveva garantire la manutenzione dell'impianto, la manutenzione ordinaria, mi auspico
che per quelle turbine ci fosse un contratto di manutenzione ordinaria, perché penso che se una turbina fosse mantenuta costantemente in buon funzionamento con verifiche periodiche, non capisco come mai è arrivata a uno stato tale che ha compromesso il suo funzionamento e poi ha portato all'incendio. Ecco, sono delle riflessioni, però purtroppo noi, come ci dicono un po' gli avvocati, in questa fase dobbiamo prendere gli accordi che hanno sottoscritto qualcun altro e poi vedremo, ci riserveremo poi nelle fasi successive di verificare con gli strumenti che la norma ci dà anche le responsabilità su questo aspetto. Perché poi mi domando anche il fatto che noi pagavamo Power per fare manutenzione, però dall'altra parte avevamo del personale pagato da noi, dipendente di Accam, che avrebbe dovuto controllare le fatture o che queste manutenzioni venissero fatte. Quindi diciamo che c'è un duplice aspetto di un tema non di poco conto su quale delle riflessioni le vorremmo fare. Intanto, ci sono tutta una serie di questioni che comunque porteremo avanti anche nel bilancio 2020 e per il fatto che, come si dice, comunque oggi la continuità aziendale di Accam è frutto di un percorso che abbiamo condiviso anche noi, perché alla fine il fatto di andare nella direzione di un piano di ristrutturazione che prevede la possibilità di costituire una NewCo, che prevede la possibilità di far entrare questo impianto nell'economia circolare, che prevede quindi la possibilità di non abbandonare un impianto da bonificare, da smantellare e quant'altro, con tutta una serie di costi, anche legati anche alle perdite che ho stesso accumulato, che si vada quindi nella direzione di una rigenerazione di questo impianto, riconversione, chiamiamola riconversione ecologica, all'interno di un percorso molto più ampio. Ha fatto sì che in questo caso ci siamo astenuti sull'approvazione del bilancio. Però nel suo complesso diciamo che è stato approvato con il 77% dei presenti e il 56% delle quote di proprietà della società, quindi pienamente approvato a maggioranza dei soci. Gallarate non ha partecipato al voto, quindi dicendo che secondo lei ci sono dei temi da risolvere relativamente alla partecipazione del Paresotto. Devo dire che abbiamo alcune criticità che dovranno essere sono ancora aperte da risolvere nella società ALA, che dovrebbe essere quella che comunque partecipa alla costituzione della nuova NewCo, perché ricordiamoci che sì, AMGA è la società madre, diciamo, di tutte le altre società. Però la società che ha i contratti di gestione dei rifiuti è ALA, non è AMGA, quindi deve essere garantita la partecipazione alla NewCo da parte di questa società. Oggi c'è qualche difficoltà in seno ad ALA, in quanto nonostante tutto, fin diciamo, agosto del 2019, i soci avevano evidenziato l'amministratore unico, nonché al commissario, che era opportuno un coinvolgimento delle società socie di ALA, ma diciamo che la manifestazione di interesse allora uscì senza minimo coinvolgimento di ALA, e oggi SM Magenta sta evidenziando alcune problematiche sul fatto di dover partecipare a questa operazione e nello statuto di ALA è prevista che ci deve esserci la votazione per gli atti straordinari come questo da almeno dell'85% delle quote. E senza ALA questa operazione sicuramente non si può fare. Adesso stanno ragionando sul fatto di poter far partecipare ALA almeno con l'1%, anziché il 34% che doveva essere in capo ad AMGA, quindi ci riperebbero 33% AGES, 33% AMGA, 33% Capholding e l'1% ARA. Speriamo che le società, gli amministratori e le amministrazioni comunali in questo periodo arrivino entro il 24 a definire questo aspetto, perché il 24 è la data in cui sia AMGA che ARA
che AGESP dovranno deliberare nell'assemblea dei soci l'adesione al progetto affinché il 25 in capholding possa essere anche da parte loro votato, da parte di tutti i soci, il progetto e quindi l'adesione al progetto stesso. E in queste settimane con Legnano siamo fatti parte diligente, incontrando giovedì scorso sia l'amministrazione di ASM, cercando di capire comunque non vi era una volontà politica di una sottrazione al confronto con loro, ma bensì purtroppo allora la partita fu giocata come si chiama, dal commissario prefettizio e dall'amministratore delegato, nonostante tutto noi avessimo allertato della necessità di un coinvolgimento maggiore delle società di ala, questo non fu fatto. Quindi oggi dobbiamo recuperare una situazione abbastanza delicata e speriamo di riuscire a recuperarla nell'interesse di tutta l'operazione medesima. Quindi i prossimi step sono questi. Quindi, pertanto, il 24, come ho detto, andremo in AMGA a deliberare l'adesione, 25 in capholding, e poi nel frattempo dobbiamo valutare, stiamo valutando il fatto della delibera di consiglio, perché sappiamo che la costituzione del NUCO devono passare dal consiglio comunale, previa adozione del progetto da parte della giunta, affinché possa avviare un percorso di pubblicità per acquisizione. Diciamo che la delibera di giunta rappresenta una sorta di adozione, come gli atti del PGT, quindi adozione, viene pubblicato, si dà 15 giorni di tempo per raccolta dei pareri, delle osservazioni della cittadinanza, perché c'è una controdeduzione, e poi si va in consiglio comunale per la sua approvazione. Diciamo che questa operazione stiamo valutando se dobbiamo farla tutti o meno. La linea che sta passando è che deve essere fatta dei soci che detengono le quote di maggioranza all'interno delle società, quindi per AGESP Busto Arsizio, per AMGA Comune di Legnano, e quindi stanno ragionando su questa modalità operativa. E quindi gli altri comuni minori non dovrebbero andare in consiglio per la sua approvazione. Però, indipendentemente da ciò, noi comunque il percorso con il revisore dei conti lo stiamo facendo lo stesso, perché noi inizialmente siamo andati disponibili a fare questo percorso anche noi in Consiglio Comunale, però nei prossimi giorni definiremo il tutto, anche perché ci deve essere una linearità negli comportamenti e negli atteggiamenti da parte di tutti i soci, e quindi se deve farlo solamente chi è la maggioranza, lo fa solamente chi è la maggioranza, e se no, giusto per non creare vulnus o creare motivi di sappiamo che più cose ci sono più motivi di ricorso, quant'altro, quindi essere puliti e lineari come atteggiamento da parte di tutte le amministrazioni comunali. La deadline oggi fissata per la costituzione della nuova società è il 30 di giugno, data in cui hanno già fissato l'appuntamento dal notaio, pertanto ci dovrà esserci l'assemblea sul bilancio prima il 25 e il 26 di giugno e tutte le varie assemblee di AMGA e quant'altro prima di quella data per la costituzione della NUCO. È logico che capholding, loro basta solamente l'adesione al progetto, perché essendo una società pubblica ma quotata, non ha l'obbligo di fare i passaggi che hanno i comuni da fare per l'attività di pubblicistica, diciamo, dell'operazione. Questo è un po' il quadro generale complessivo di tutta la situazione ad oggi. È sicuramente una situazione abbastanza delicata, particolare, come potete vedere dalla documentazione, ma stiamo cercando proprio di mettere insieme un po' tutti i pezzi e far sì che almeno le amministrazioni più importanti collaborino tutte insieme nella disamina della documentazione. Adesso stavamo anche valutando con il Comune di Legnano un affidamento al soggetto terzo per la disamina della documentazione, per un approfondimento, per poter quindi poi assumere gli atti conseguenti, anche per una volta pensando a Legnano, a Busto Arsizio, che devono poi andare in consiglio, in giunta, tutti gli atti conseguenti con la corretta e dovuta
disamina dei medesimi anche da parte di soggetti terzi indipendenti nella formulazione degli stessi. È logico che parte, diciamo che le società incaricate da CAPA, AGESP, AMGA sono sicuramente delle società primarie nello svolgimento delle proprie attività, quindi sicuramente affidabili e concrete, diciamo, per le loro competenze, però è giusto e dovuto sicuramente una lettura di questa documentazione a persone che non sono direttamente coinvolte per far emergere eventuali problemi o vizi o quant'altro che potrebbero esserci. Questo un po' perché abbiamo anche l'onere di determinarci correttamente, quindi di esaminare tutta la documentazione nel maggior dettaglio dove sia possibile. Ecco, questo è un po' il quadro di tutto, della situazione ad oggi, poi comunque man mano che si svolgono le situazioni, domani abbiamo un coordinamento strategico di AMGA in vista dell'Assemblea del 24. Io giornalmente vi terrò aggiornato, se vi va bene, anche con quelle comunicazioni sulla chat, in modo da essere tutti allineati su quello che accade costantemente su questa procedura, che sicuramente è una procedura molto delicata. Inoltre hanno anche avviato, perché c'è stato il CDA di Hackam domenica scorsa, che hanno deliberato quindi tutta la documentazione che poi ci è stata mandata lunedì. Hanno deliberato anche l'avvio del percorso con le parti sindacali per i dipendenti, che dovranno essere poi, diciamo, per consentire quel passaggio dei dipendenti da Hackam a Newco. È stato avviato tutto il percorso anche con le confronti sindacali per garantire il corretto confronto su questo tema. Ecco. Io sono a disposizione se chiedete, avete bisogno di approfondimenti anche in qualunque momento, qualsiasi dubbio che possa emergere, noi, se io e il dottor Fasson, siamo a disposizione per confrontarci su questo particolare tema. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Chiaro che questo è un argomento un po' complesso, quindi se c'è già qualcuno che... Ah, ecco, vedo Rancilio. Prego, Rancilio. Solo per una domanda, grazie Presidente. Non ho capito il problema o la perplessità di Ala e appunto volevo delucidazione un po' su questo e poi chiedere se appunto non sarebbe una brutta partenza nel momento in cui le quote societarie le prendesse invece AMGA invece di Ala, visto che comunque Ala è la società diciamo preposta a quelle competenze. Allora, grazie per la domanda. Sicuramente il tema ALA è importante. Il problema è nell'acquisizione delle quote. Allora, lo statuto di ALA prevede che, come dicevo, ci deve essere l'85% dei voti favorevoli per fare un'operazione straordinaria e AMGA, solamente AMGA più ASM si raggiunge questa quota di percentuale. E quindi ci vuole obbligatoriamente l'acquisizione del parere favorevole di ALA. Allora, diciamo che sicuramente sarebbe meglio se la quota l'acquistasse integralmente ALA, in quanto la Newco sarebbe così partecipata solamente da una delle due società, da una della società del gruppo, quindi AMGA, ma siccome diciamo ALA e i soci di ALA sono stati purtroppo coinvolti su questa partita in ritardo da parte di chi doveva coinvolgerli, nonostante tutto Legnano, Paraviago, ha più volte evidenziato la necessità di un pieno coinvolgimento della società, e diciamo che i comuni soci di ALA, non avendo avuto modo di approfondire l'argomento, no, i comuni soci di ASM, scusatemi, essendo poi un territorio che non c'entra niente con quella che è la vicenda di Hackam, la vicenda di Hackam è sicuramente una vicenda chiacchierata, discussa sui giornali, eccetera, hanno un po' di perplessità sul dover affrontare un'operazione di questo tipo entrando direttamente o totalmente come soci integralmente nella quota del 34%, quindi assumerebbero per loro un maggior rischio nel fatto che non hanno, a loro modo, come si dice, avuto
l'opportunità magari di approfondire pienamente e vivere pienamente la discussione di questa procedura. Dobbiamo anche dirci che in questo momento Ala sta giocando anche un'altra partita, cioè essendo, diciamo, avendo la golden share in questa operazione, chiede maggiore visibilità, sta ponendo delle altre questioni sul tavolo che difficilmente oggi si riesce a dare una risposta a queste maggiori richieste di, come si dice, di visibilità, chiamiamole come vogliamo, di rappresentanza all'interno del CDA di Ala. Quindi noi abbiamo fatto apposta questa riunione, richiesta da Lignano, per confrontarsi con Magenta e altri comuni per cercare di dirimere questa situazione, però è logico, capite che un conto è la valutazione di un progetto industriale, che ci sta, è giusto che ognuno faccia le proprie considerazioni sul progetto industriale, un conto è rimettere in discussione i patti parasociali, o lamentare una partecipazione maggiore alla discussione. Quindi logico che una discussione dei patti parasociali potrà essere fatta, ma non sicuramente in mezzo a questo casino che c'è in questo momento. Quindi Legnano si è reso disponibile a essere in incontri per comprendere quali sono le necessità che ha ASMA di essere maggiormente dotta su quello che Ala decide. Loro vedono un po' Ala come una società che, avendo la maggioranza assoluta della società medesima, nella gestione ordinaria, diciamo che li tratta un po' come figli minori, quindi sbagliando, secondo me, perché ritengo che comunque, essendoci una politica aziendale, dovrebbe essere maggiormente coinvolte nelle scelte, però di fatto così è andata in questa operazione. Quindi sono stati coinvolti per ultimo, sono stati informati un mese e mezzo fa. Quindi, quando ci siamo incontrati, tutte le domande che si facevano legittime erano le domande che ci facevamo noi 4-5 mesi fa. Quindi recuperare un percorso di confronto su un tema, una partita così importante, in 15 giorni o un mese diventa difficile, perché poi anche loro hanno i consigli comunali, devono confrontarsi con le proprie maggioranze, e quindi diventa difficile. Per l'operazione che Ala sia dentro l'1% o il 34% non cambia niente, perché è importante che Ala abbia l'1%, perché poi ci garantirà l'80-20 nella gestione, perché non importa la quota di percentuale che possiede all'interno della NewCo, ma basta che sia socio della NewCo. Quindi diciamo che la soluzione dei problemi potrebbe essere questa. Su questo tema sembra potrebbe esserci una convergenza da parte di Ala e anche di ASM, però diciamo che stanno sbrogliando la matassa in questi giorni. Ecco. Non è facile, purtroppo è così. Okay. Grazie, signor Sindaco. Se non ci sono altri interventi su questo argomento, direi che rimandiamo questo argomento a un momento più avanti, quando ci saranno poi i pareri dei vari organi che si stanno studiando tutta questa montagna di carta. Prego, signor Sindaco, dica. Le volevo chiedere, se abbiamo terminato questo argomento, se possiamo anticipare i pareri sul rendiconto e sulla variazione, perché Mario purtroppo non riesce a esserci, perché è in coda a fare il vaccino, doveva Sì, me l'ha essere detto. fatto alle 5 e mezza, ma sono là tutti in coda ancora. Io poi dovrei scappare, quindi chiedevo se era possibile anticipare l'acquisizione del parere su questi due punti, se non è un problema. Non ci sono Grazie. problemi per quanto mi riguarda. No, no, non ci sono problemi. Grazie. Ok, quindi passiamo al punto che sul rendiconto. L'acquisizione del parere sul rendiconto, vediamo se c'è qualche intervento particolare in questo senso. Non ci sono interventi? Passo all'acquisizione del parere allora.
Nessun intervento. Ok. Allora, chi è favorevole? Raimondi, Polito. Chi è contrario? Chi si astiene? Diani, Rancilio. Arancilio. Ok. L'altro punto è la variazione di bilancio, l'acquisizione del parere sull'acquisizione di bilancio. Anche qui c'è qualche intervento? No? Quindi acquisisco il parere. Chi è favorevole? Raimondi, Polito, Scocozza che è arrivato adesso. Ok. Chi è contrario? Chi si astiene? Diani e Rancilio. Ok, quindi tre favorevoli e due astenuti. Quindi direi che questi due punti li abbiamo risolti. Io Possiamo vi passare. ringrazio tutti, mi devo staccare, quindi grazie, buona continuazione a tutti. Passiamo all'ultimo punto che riguarda la modifica del regolamento della casa di riposo Albergo del Nonno e quindi darei la parola all'assessore Ferrario. Grazie Presidente, mi sentite? Sì, prego. Ok. Niente, avevamo presentato nella commissione della scorsa settimana il regolamento e nei punti, diciamo, tranne il punto 9, mi pare che tutti gli altri punti li avevamo condivisi. Abbiamo recepito la richiesta del consigliere Nebuloni e di altri consiglieri per modificare appunto il punto riguardante i permessi di uscita e l'abbiamo modificata come segue. Quindi l'articolo 9 recita in tal senso, un attimo solo, ok. Allora, è consentita la temporanea uscita dell'ospite dalla casa di riposo con richiesta da inoltrare alla direzione amministrativa almeno 24 ore prima e con permesso scritto della direzione amministrativa, previo assenso dell'equipe sociosanitaria e con assunzione di responsabilità da parte del richiedente. La richiesta può essere effettuata dallo stesso ospite oppure, nel caso di ospite con minorata capacità, dal soggetto che esercita la tutela o la curatela o da un terzo. In tutti i casi, la direzione amministrativa informa della richiesta ai familiari dell'ospite. Ecco, questa è praticamente la modifica che abbiamo effettuato rispetto al regolamento presentato nella scorsa commissione. Grazie. Grazie, Assessore Ferrario. Scusate, non aggiungo altro perché penso ai motivi, li ho già esposti la scorsa settimana, il motivo del regolamento, eccetera, eccetera. Se sono qua per maggiori chiarimenti, io sono qua. Ok. C'è qualche intervento su questo punto? Se posso io. Prego, vieni. No, volevo solo chiedere se la formulazione o da un soggetto terzo, nel caso di minorata capacità, non sia un po' generica, o dal soggetto terzo che abbia comunque, che ne abbia la facoltà, nel senso non da qualsiasi terzo, chiaramente. Credo che si intendesse quello, il tutore o il curatore o chi esercita comunque la responsabilità sull'ospite, che può essere forse solo il tutore o il curatore in realtà. Non so, a meno che mi sfugga chi può essere l'ulteriore terzo. Il terzo può essere un amico che si assume la responsabilità e di cui praticamente l'informativa viene data appunto ai parenti riguardo a. Cioè, un terzo può essere un amico va in casa di riposo, si assume la responsabilità previa ovviamente autorizzazione della parte amministrativa e della parte sociosanitaria. E viene informato i parenti appunto dell'uscita. Questo è in sintesi. Nebuloni, Sì, prego. però. Ah, scusi, Diani. Prego, prego, Diani. No, era solo per dire che forse però se, come dire, il soggetto è sotto tutela,
comunque è il tutore che dovrà esprimersi da ultimo, no? Non lo so, questo è il mio parere così di getto. Capisco il terzo amico. L'altra volta era troppo restrittivo, così mi sembra un po' generale, però questo è il mio parere. Posso? Sì. Posso? Sì, Sì, un se il attimo che soggetto è finisco. sotto tutela o sotto curatela, è ovvio che sarà lui ad autorizzare, ma se il soggetto è pienamente capace di intendere e volere, può essere che ci sia un qualunque soggetto terzo, appunto un amico, che chiede di accompagnarlo fuori dalla casa di riposo. Insomma, è questo un po' il senso. Il terzo c'era comunque anche nella precedente formulazione. Però qui lo mette riferito al soggetto con la minorata capacità. No, 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 è proprio o un terzo, è o. Se non è formulato in modo chiaro, lo riformuliamo, però è o capace di intendere volere, o con minorata capacità, o di un terzo. Non lo so, allora Sentiamone più. magari lo da un terzo io lo metterei prima della minorata capacità, però ho capito cosa dice l'elenco, ma visto che viene la tutela o la curatela o da un terzo, a me sembra più riferito all'ospite con la minorata capacità. Poi, se non si legge l'ambiguità e magari sono soltanto io che lo interpreto così, va benissimo anche l'elenco fatto in questo modo. Così era giusto per chiarezza. Io quando l'ho letto, non l'ho interpretato. Adesso che me lo dice va bene, ma non l'ho interpretato così. Darei la parola al consigliere Neboloni che è un po' di tempo che me la chiede. Prego, Neboloni. Grazie. Sì, anch'io l'avevo letto, come dice la dottoressa Pazzi. Poi adesso invece la collega Ghiani mi fa notare che in effetti può essere intesa anche così, e secondo me è vero. Ecco, forse una riformulazione. Anche nel senso che se è un terzo a fare la richiesta, comunque ci deve essere l'assenso del soggetto, perché non è che se io vado e voglio portare fuori un mio amico dalla casa di riposo, posso farlo senza l'assenso della persona, se è in grado di intendere di volere, o del curatore se non è in grado di intendere di volere. Per cui direi per evitare qualsiasi rischio, perché se è sotto tutela e viene rilasciata l'autorizzazione a portare fuori l'anziano da un terzo, sono casini inenarrabili. Io personalmente li ho vissuti. Succede un incidente mentre attraversano la strada, sono casini inenarrabili. Per cui, No, però più posso, facciamo lo scusa. sforzo per essere. Finisco. Prima, più facciamo lo sforzo, per essere chiari, meglio è. Poi, ripeto, anch'io nella prima lettura veloce l'avevo inteso come la dottoressa Pazzi. E, va bene. Però Però io scusa, lo chiarirei. per noi è abbastanza chiaro, cioè se il soggetto è capace di intendere e volere e un terzo chiede di accompagnarlo fuori, ovviamente ci deve essere il consenso del soggetto capace di intendere e di volere, la struttura avvisa comunque i familiari. Ok? Se invece il soggetto non è capace di intendere e volere, è ovvio che è il tutore o il curatore che deve dare l'assenso comunque a far uscire l'ospite. E quindi, cioè, comunque, per noi questa cosa, non so come dire, è scontata. Se poi non è formulato correttamente, datemi una mano a riformularlo, perché io sinceramente l'ho scritto 2 o 3 volte, ma ho fatto fatica a rendere alcune cose. Scusate, è possibile condividere il testo? Ho la possibilità di condividere? O qualcuno mi dà la possibilità di condividere? Si deve autorizzare l'organizzatore, no? Segreteria. Posso intanto dire soltanto una cosa? Sì. Secondo me,
non c'è molto da modificare, nel senso la richiesta può essere effettuata dallo stesso ospite oppure da un terzo, ovvero nel caso di ospite con minorata capacità dal soggetto che esercita la tutela o la curatela. Cioè, semplicemente spostando questo o da un terzo prima rispetto all'ospite con minorata capacità. Non so, perché a me l'ambiguità l'ha portata soltanto il fatto di essere nella virgola successiva al soggetto con minorata capacità, dopo che erano state elencate la tutela o la curatela, come se fosse un altro pezzo di quell'elenco. Per cui, secondo me, banalmente, l'inversione dell'ordine potrebbe evitare una lettura che si presta a fraintendimenti. Scusate, chi è l'organizzatore della commissione? Segreteria. Contestualmente. Segretaria Commissione Affari Istituzionali, lei che può autorizzare. È lei che può farlo, di là. Non sono io. Scusate, io posso? Posso, Sì. Presidente? Prego, Prego, Boloni. io adesso, sì, io adesso l'ho aperto, ce l'ho davanti. In effetti, basta invertire le cose. Dice il secondo comma dell'articolo 9: la richiesta può essere effettuata dallo stesso ospite, virgola, da un terzo, virgola, oppure nel caso di ospite con minorata capacità dal soggetto che esercita la tutela o la curatela. Appunto, basta spostare il terzo. Invece che in fondo, subito dopo, dallo stesso ospite, se, secondo me, poi è più chiaro. Va bene. Se Sì, va bene direi per che tutti, lo faccio subito. per me può andare come dice Nebuloni, spostare da un terzo dopo, subito dopo la prima virgola dello stesso ospite. Sì, anche per me va bene. Concordo anch'io perché abbiamo capito tutti il concetto, però per non creare fraintendimenti è meglio essere il più chiari possibile, penso sia la cosa più corretta. Va bene. Quindi direi che possiamo prendere atto di questo spostamento che poi la dottoressa Pazzi provvederà a fare e noi possiamo votare già la modifica tenendo presente questo ulteriore. Diciamo spostamento di questa frase, ecco, tutto qua. Cosa ne dite? Sì, direi che si può fare così. Io. Acquisiamo il parere e Tenendo conto che poi, tenendo conto delle prima modifiche che del verrà Consiglio finale, la apportato. dottoressa Pazzi provvederà alla modifica. Ok? Sì, Va bene. va Sì, va bene? bene. Quindi acquisiamo il parere. Io direi che possiamo farlo. Chi è favorevole? Raimondi, Mezzena, Raimondi Bruno, Slavazza, Polito. Sì, Slavazza, ho visto. Chi si astiene? Nebuloni, Croce, Rancilio. Ok? Peghiani. Sì, scusa Presidente, posso dire Sì. una cosa sola? È Sì. un'astensione tecnica perché dobbiamo passare dal gruppo, Ah, non abbiamo, vabbè. per cui, no, perché sennò uno si domanda, ma come abbiamo fatto tutto questo casino? Vi abbiamo raccolto le osservazioni e poi vi Non l'ho detto, poi astenete. È una. va bene, politicamente mi Infatti, va bene. sinceramente non l'avevo capita la cosa. Ero rimasto un po' Benissimo. stupito. Direi che a questo punto possiamo chiudere e passare poi per gli interessati alla conferenza dei capigruppo. Grazie, buona Buona serata a serata. tutti. Buona serata. Si rimane Buona qua serata. perché Buona c'è serata a qualcuno di tutti. là. Merci.